Pace a tutti. Fin dalla mia fanciullezza sono stato sempre molto affascinato dai capelli bianchi. Cosa voglio dire? Che ogni qualvolta avevo la possibilità di ascoltare persone più anziane di me, lo facevo con molta attenzione, perché le persone più grandi hanno più esperienza, hanno da comunicarci qualcosa. E un giorno, mentre andavo a lavorare, dovevo acquistare, grazie, una pianta, e mi sono fermato, ora non ricordo dove, in Piazza Borgo comunque, e c'era una persona anziana, un vecchietto, e io ne ho approfittato perché lui mi ha dato possibilità e io lo ascoltavo. E dopo una buona mezz'ora lui mi guarda, e ero col motorino, e mi ha detto: va bene, eravamo fine luglio, ora vattene perché fra un po' inizia a grandinare. E c'era un sole che spaccava le pietre. Io per educazione non gli ho detto niente, però me ne sono andato. E strada facendo, non sono passati nemmeno 5 minuti, ha iniziato a grandinare. E questo mi ha fatto riflettere. Perché dico questo? Perché mi voglio allacciare a quello che abbiamo sentito poco fa. È vero, Gesù l'ha detto in molte occasioni, che noi siamo ben capaci a discernere quelle che sono le caratteristiche dei tempi. Domani piove, domani ci sarà sereno, domani, ma l'invito dello Spirito Santo questa sera è stato quello di aprire gli occhi spirituali e ad osservare quello che ci dice la parola di Dio piuttosto che quello che noi guardiamo. Ed è un po' quello che è il mio dire questa sera. Voglio parlare su quello che sarà il ritorno di Gesù. Cercherò a dire qualcosa su questo. E mentre riflettevo su alcuni passi della scrittura, sapete, io apro sempre il mio cuore. Mi piace essere sincero. Non vi nascondo che sono entrato in crisi, perché ho iniziato ad esaminare la mia vita. Non c'è niente di male ad esaminarla, soprattutto quando ci troviamo davanti a colui che è la via, la verità e la vita. E quando noi riflettiamo su quello che è il nostro percorso spirituale e ci lasciamo convincere dallo Spirito Santo, che è Dio, è buono. Non è buono quando noi andiamo dritti per la nostra strada e siamo insensibili. E allora dicevo al Signore, perché è vero, diciamocelo, siamo presi da tante cose e la preghiera sta venendo meno e ci sentiamo forse un pochettino freddi e discostati dall'autore della vita. E allora io l'ho detto veramente con tutto il cuore e sinceramente: Signore, anche prima mentre cantavamo, risvegliami. Noi cerchiamo il risveglio nelle cose eclatanti, ma il risveglio deve partire da dentro di noi, dalla comunione che abbiamo con il nostro Signore. Andiamo a leggere i nostri testi. Luca, Evangelo di Luca, capitolo 12, versetto 35. Luca 12, versetto 35. Anzi, leggiamo dal 34. Poiché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Poiché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. I vostri lombi
siano cinti e le vostre lampade accese, e siate simili a coloro che aspettano il loro padrone quando ritorna dalle nozze, per aprirgli appena egli arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone troverà vigilanti quando egli verrà, perché Gesù ritorna. In verità vi dico che egli si cingerà e li farà mettere a tavola, ed egli stesso si metterà a servirli. E se verrà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così, beati quei servi. Or sappiate questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Anche voi dunque siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. E Pietro gli disse: Signore, questa parabola la dici per noi soli o per tutti? E il Signore disse: chi è dunque quell'amministratore fedele e saggio che il padrone di casa costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la porzione di viveri? Beato quel servo che il suo padrone, arrivando, troverà a far così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i servi e le serve, e a mangiare e a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo verrà nel giorno in cui non se l'aspetta e nell'ora che egli non sa. Lo punirà severamente, gli assegnerà la sorte con gli infedeli. Ora quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non si è preparato e non ha fatto la sua volontà, riceverà molte battiture. Ma colui che non l'ha conosciuta, se fa cose che meritano le battiture, ne riceverà poche. A chiunque è stato dato molto, sarà domandato molto, e a chi è molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. Signore, questa parabola la dici solo per noi o è per tutti? È per tutti, e a maggior ragione per quelli a cui è stato affidato qualcosa, ma è per tutti quanti, è per l'umanità intera che Dio ha mandato il suo figlio, e per l'umanità intera è rivolta questa parola meravigliosa. La grazia è un dono che è per tutti, la Bibbia stessa lo dice, non c'è una casta particolare. La chiamata di Dio è rivolta a tutti, nessuno escluso. Quindi tutti quanti noi, nessuno è discriminato questa sera, ha ricevuto la chiamata da parte di Dio. Quale chiamata? La chiamata a riceverlo, la chiamata a vivere in questo tempo con il suo amore, la chiamata a vivere in questo tempo con una speranza che è viva, che non è morta. Ma l'elezione non è per tutti, l'elezione è soltanto per quelli che risponderanno a questa chiamata. Solo chi risponderà sì, solo chi ci metterà impegno, cuore, passione, potrà entrare per quella porta e potrà sedersi a tavola un giorno ed essere servito dal suo Signore. Gesù aveva fatto un discorso con i suoi discepoli gli avevano fatto molte domande, regnava l'ansietà, perché nei versetti prima la parola ansietà viene ripetuta spesso e sovente. Si ponevano delle domande ai discepoli. Se le ponevano forse perché Gesù gli aveva detto che di lì a poco se ne sarebbe andato. Qualcosa si stava sgretolando forse nella loro vita. Forse loro si erano fatti dei progetti e quei progetti stavano venendo meno. E Gesù però li ammonisce dicendogli: non siate in ansietà. Ricercate piuttosto i tesori che sono nel cielo. Quello è un tesoro che non nessuno ti può rubare. E c'è una condizione. Gli dice: come dobbiamo essere, come dovete essere, aspettando la venuta, il giorno
del mio ritorno. E guardate che è un percorso meraviglioso. Ci sono tante porte che si aprono in questa scrittura. E tutte porte che portano a speranza. Guardate che Dio dice sempre la verità, perché Lui è la verità. Lui sottolinea sempre quello che è il peccato, Lui lo condanna. Le cose che non vanno, Lui le evidenzierà sempre. Non le nasconderà mai. Ma dopo dà sempre una speranza. La dà sempre. Quindi diffidate da quelli che sottolineano sempre e solamente le cose che non vanno e non vi danno poi una speranza. E la speranza questa sera ha un nome meraviglioso. Non so se tu lo conosci. E si chiama Cristo Gesù. I vostri lombi siano cinti e le vostre lampade accese. Lombi cinti. Quando nella parola di Dio trovate la parola lombi o fianchi, in base al contesto dove è scritto, può avere più di un significato. Sta a significare o forza per resistere contro una pressione, un combattimento a tu per tu. Quindi tu devi lottare per qualcosa, devi lottare tenacemente, e allora fai forza, allora resisti. Forza virile, la forza maschile, quella per procreare, quella per generare, la stessa forza che ricevette Abramo. Dio gli fece una promessa, nonostante Abramo era vecchio, trovò forza in lui, nel suo fisico, una forza che arrivò dall'alto per poter generare quella che sarebbe stata la discendenza, il popolo di Israele. Allora quella è un cingersi i lombi, un ricevere forza da Dio per generare qualcosa. E poi c'è anche il combattimento spirituale. Forza, resistenza per affrontare il combattimento spirituale. Quindi, dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. E oggi, nel 2017, andiamo nel 2018, l'insicurezza, il caos, l'ansietà regna. E quanto più oggi i nostri lombi, la nostra forza spirituale deve essere cinta dalla parola di Dio, dalla speranza viva. Siamo sì pronti a discernere le cose del mondo, ma le cose spirituali ci stanno sfuggendo dalle mani. O perlomeno, io prendo buono per me. È un attimo, è una linea sottile. E allora Gesù avverte i suoi servi ad essere vigilanti e ad avere i lombi cinti di quella forza spirituale per affrontare il nemico delle anime nostre, quello che ti dice che non c'è più speranza per te, non c'è più speranza per la tua casa, che forse non c'è più niente da fare, che è tutta una bugia. Fatti la tua strada. Non è così. Vigilanti. Sapete che questa stessa parola Gesù ha premura di dirla ai suoi discepoli prima di andarsene, ma poi l'ho ritrovata anche e non vi nascondo che mi ha turbato un pochettino. In Apocalisse, quando Dio si rivolge a una chiesa, alla chiesa di Sardi, se non mi ricordo male, leggiamolo, e gli dice le stesse cose. Apocalisse, aspettate. Apocalisse 3, quindi rivolta alla chiesa, è rivolta a quelli che hanno a che fare con le cose di Dio. Non è rivolta a chi non conosce, a chi è nell'ignoranza ancora. È rivolta a noi, a una categoria ben precisa. E all'angelo della chiesa di Sardi scrivi queste cose, dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, quindi Dio è quello che vede tutto di noi. Tu hai la reputazione di vivere, ma sei morto. Quindi era una chiesa morta, era una chiesa spenta, era una chiesa che non vigilava più, era una chiesa che forse stava pensando a tutto tranne che al ritorno di Cristo. Non è la nostra chiesa di questi tempi. Questa è una chiesa che verrà, no? Non abbiamo niente a che fare noi con queste cose. Forse. Sii vigilante
Quindi sta parlando a una chiesa morta e gli dice: sì, vigilante, e rafferma il resto delle cose che stanno per morire. Sì, vigilante. Quindi lo dice ai suoi prima di andarsene, ma poi ha premura anche di lasciare qualcosa di scritto a Giovanni, un testamento che poi nei secoli, negli anni, si sarebbe dovuto rileggere per portare alla memoria le cose che stanno per morire, perché non ho trovato le tue opere compiute davanti al mio Dio. Ricordati dunque, per questo dico che deve tornarci alla memoria. Dio ci sta parlando in questi tempi. Ricordati dunque quanto hai ricevuto e udito. Serbalo e ravvediti. Se tu non vegli, io verrò su di te come un ladro e non saprai a quale ora verrò su di te. Ho trovato le tue opere compiute, non ho trovato le tue opere compiute davanti al mio Dio. Quindi era una chiesa che aveva iniziato a fare qualcosa, era una chiesa che era sicuramente all'origine ferma nei principi, ferma nella dottrina, ferma nella fede, ferma nella speranza, vigilante, perché glielo dice. Quindi sicuramente aveva perso qualcosa, ma poi strada facendo aveva smesso di fare anche qualcosa. Fratelli, è vero che noi non siamo salvati per opere, è una grande verità, ma è anche vero che qualcosa la dobbiamo fare. Non sono le opere che ci salvano, ma se abbiamo ricevuto qualcosa, perché parla anche degli amministratori che dovrebbero dare da mangiare ai servi, che dovrebbero premurarsi di dare del buon cibo ai servi, ma che poi in cuor loro dicono e gli tarda. Guardate che Gesù, Dio, nella parola di Dio non troverete mai detto, mai, che lui dice io tardo. Troveremo sempre scritto che lui è fedele, che lui adempie la sua promessa e che lui sta per tornare. È l'uomo che quando perde la visione dice che lui sta tardando. Ma in realtà Gesù dice che la sua venuta è prossima. Lui non tarda l'adempimento della sua promessa. Lo dice anche Pietro poi. Lui non tarda, lui è vicino, lui è prossimo. Siamo noi che a volte guardiamo al cielo e quello che c'è posto davanti ci porta a dire che lui tarda. Lui non tarda. Anzi, lui è andato, come dice la parola di Dio, come dice la scrittura, a prepararci un luogo, e ora ci riallacceremo anche a questo, perché è lo sposo che è andato a preparare qualcosa per la sposa, e quando questo sarà pronto, questa dimora sarà pronta, e parla di una dimora stabile, qualcosa che è incorruttibile, il tesoro che è nel cielo. Il tesoro che non si può corrompere. Quanti di noi in cuor loro, guardando quello che ci circonda, abbiamo detto egli tarda. I vostri lombi siano cinti. C'è una battaglia, dobbiamo far forza, sì, a volte nel nostro essere, nel nostro fisico, nella nostra mente, ma c'è anche la battaglia dello spirito. C'è la completa armatura, c'è quella resistenza, c'è lo Spirito Santo che ogni giorno ci porta ai piedi del Maestro e che ci ricorda che Egli viene e che non tarda. I lombi cinti e le vostre lampade accese. Lombi cinti e lampade accese. Non c'è un se, non c'è un ma, non c'è un forse, non è un consiglio. Non dice io vi do un consiglio. Gesù ci dice che dobbiamo essere così, perché rischiamo di raffreddarci, rischiamo di distrarci. Lampade accese, ci riporta alla parabola delle 10 vergini, tutti la conosciamo, vero? E ci porta a un matrimonio. Le vergini, le 10 vergini che aspettavano lo sposo. Mi sono andato a documentare un pochettino su come venivano svolti i matrimoni a quei tempi, ed è bellissimo. C'era
il fidanzamento prima, un po' come è adesso, ma per quella cultura il fidanzamento non era un gioco. Oggi per molti, non dico che è un gioco, ma è un più forse voler soddisfare i sensi. Il testosterone che cammina a mille e ci fidanziamo, ma il fidanzamento di per sé era una promessa bellissima. Era un patto scritto. E allora i due, l'uomo e la donna, si facevano fidanzati, dopodiché iniziava un lavoro, una preparazione. E allora la sposa iniziava a curarsi di quello che era l'abito, di quello che erano i dettagli della casa. Lo sposo andava, invece, durava circa un annetto, erano brevi i fidanzamenti. Lo sposo andava e andava a costruire la casa, la loro dimora. E quando questa dimora era pronta, allora si dovevano celebrare le nozze. E dopo tutto quello che erano i festeggiamenti del giorno, durante il giorno si facevano i festeggiamenti, si scambiavano quelle che erano le promesse di fedeltà, poi c'era il corteo nuziale. Lo sposo usciva, andava a prelevare la sposa a casa dei genitori e poi c'era il corteo nuziale, fino ad arrivare alla casa. E Gesù è andato a prepararci un luogo per la sposa. E lui non viene meno alle sue promesse. Lui è fedele, il suo amore non si raffredda. Il suo amore per te è sempre lo stesso. Lui non verrà mai deluso, non si sentirà mai deluso da te. Forse noi a volte ci sentiamo delusi, ma lui non si sentirà mai deluso da te. Lui ti darà sempre una chance, lui ti darà una grande opportunità, e questa sera è una grande opportunità tua, ed è quello di ricevere questo grande amore, perché hai qualcosa di pronto per te questa sera. Ed è la promessa della vita eterna, è la promessa di regnare con Lui non per un breve tempo, ma per l'eternità. E quella promessa è pronta per te questa sera, la devi afferrare, la devi prendere, devi entrare in quella lezione. Forse stai sentendo la chiamata da parte dello Spirito Santo, entra in quell'elezione divina, gloriosa, meravigliosa, ti verranno date delle vesti pulite, bianche, belle. E allora lo sposo e la sposa poi prendevano tutte quelle che erano le amiche della sposa, l'amico dello sposo, il parentato, e si avviavano verso la casa, la loro dimora. E le strade a quei tempi non erano come le nostre belle strade, illuminate con i lampioni, con le luci, erano buie. E allora si dovevano prendere le lampade, si dovevano alzare queste lampade, affinché ci fosse luce nella strada per arrivare alla dimora e festeggiare insieme. Le vostre lampade siano accese, lombicinti per esercitare forza spirituale e lampade accese, quindi con l'olio. Come quelle cinque vergini che erano avvedute e quando è arrivato lo sposo sono state trovate pronte e lui stesso poi le ha fatte accomodare. Quindi c'è qualcosa di pronto per noi, c'è qualcosa di meraviglioso, siamo vigilanti, siamo pronti, perché la casa che lui ci sta preparando è bellissima. C'è un'altra espressione della Bibbia che a me piace molto, è poetica, e si trova nel Cantico dei Cantici, e parla anche lì di uno sposo e di una sposa. Aspettate che lo prendiamo. Cantico dei Cantici, al capitolo 5. Lo strazio della seconda separazione dallo sposo è il titolo. Io dormivo, è la sposa che parla, ma il mio cuore vegliava. Sento la voce del mio diletto che picchia e dice, quindi lei dormiva mentre aspettava lo sposo che tornava, quindi si è assopita perché era stanco, era stanca, è giusto, è normale dormire, ma c'è il riposo fisico, ma c'è anche il riposo spirituale, dobbiamo riposarci in lui,
ma vegliare anche. Io dormivo, ma il mio cuore vegliava. Sento la voce del mio diletto che picchia e dice: aprimi, sorella mia. Aprimi, sorella mia, amica mia, colomba mia, mia perfetta, perché il mio capo è pieno di rugiada e i miei riccioli di gocce della notte. Guardate quanti elogi gli fa, eh? Guardate quanti elogi gli fa. Forse era lecita una delusione. Forse qualcuno di noi si sarebbe aspettato chissà cosa, magari una festa all'arrivo, no? Una preparazione. Ma lui, lo sposo, nonostante la sua amata, la sua diletta, la sua bella dormiva, lui pensa ad elogiarla, a dirgli le cose più belle, ad esortarla, a spronarla. Mia perfetta, perché il mio capo è pieno di rugiada e i miei riccioli di gocce della notte. Guardate cosa gli risponde: mi sono tolta la veste. Lui bussa, gli dice di aprirgli, la elogia, la sprona, e lei gli risponde: mi sono tolta la veste. Come sono le nostre vesti? Io mi sono esaminato, onestamente parlando, e ho fatto le mie richieste a Dio, perché tanto davanti a Lui non ci possiamo nascondere. Siamo tutti perfezionabili e lo Spirito Santo è presente, e meno male. Lo Spirito Santo è vivente, lo Spirito Santo è nella Chiesa, lo Spirito Santo è in noi, e questa sera qualcosa ce la sta dicendo e noi dobbiamo rispondere. Mi sono tolta la veste, lombi cinti e lampade accese, mi sono tolta la veste, come me la rimetterei? Mi sono lavate i piedi, come li sporcherò di nuovo? Il mio diletto ha messo la mano nel buco della porta e le mie viscere si sono commosse per lui. Non c'è stato un atteggiamento da parte dello sposo ostile, ma ha cercato fino all'ultimo di spronarla, ha cercato fino all'ultimo di risvegliare i suoi senti spirituali. Rimettiamoci le vesti se ce le siamo levate. Parla di gente, di una chiesa che deve essere vigilante, e chi ha fatto il militare lo capisce. Capisce questo dire, capisce questo parlare, capisce questo atteggiamento. Quando fai il militare e sei di guardia, Jonathan, quali sono le consegne dei militari? La guardia cos'è? Non dorme? Non dorme. Non può mangiare? Poi? Sono cinque, giusto? Non lascia il posto? Vigilanti, rimettiamoci le vesti se ce le siamo tolte, perché i lombi devono essere cinti e le lampade accese. Non aver paura di sporcarti i piedi, tanto nello spirito, spiritualmente parlando, il Signore te li ha lavati, come li ha lavati a Pietro e come li ha lavati ai suoi. Camminando te li sporcherai, questo è un dato di fatto. Non pensare che nel tuo fare, nel nostro fare, mentre noi camminiamo, mentre noi facciamo le cose spirituali, i piedi non si sporcheranno. I piedi si sporcano comunque. Quando i sacerdoti dovevano entrare nel luogo santo, nel luogo santissimo, per offrire un servizio a Dio, il passaggio obbligatorio era nella conca. Allora la morte. Il nostro Signore Gesù Cristo ha abilitato ognuno di noi. Quel passaggio non ci deve essere, non c'è più, perché è già stato fatto una volta e per tutte. I tuoi piedi si sporcheranno, non ha importanza, ma Lui li lava. Li laverà
finché tu griderai a Lui, finché il tuo atteggiamento sarà un atteggiamento e un'attitudine di ricerca continua e costante, di chiedere al Signore di essere costantemente lavato, di chiedere al Signore di essere costantemente pronto a riceverlo. Mi sono tolta la veste. C'è qualcuno che si è tolta la veste questa sera? Io me la sono tolta una marea di volte. E nessuno si scandalizzi. Io me la sono tolta una marea di volte la veste. E una marea di volte non sono voluto scendere da quel letto. Quando ero militare le escogitavo tutte ed ero bravo. Tutti i magagni li conoscevo io perché a me piace dormire. E mettevo i sassolini sotto la porta, quando aprivo la porta si sentiva il rumore, allora mi svegliavo e mi mettevo d'accordo con i compagni e mi avvisavano. L'importante è che dormivo. Nessuno doveva violare il mio diritto, perché riposarsi è un diritto, ma nello spirito. È pesante quella ammonizione che ha fatto il Signore alla Chiesa di Sardi, eh? Io mentre lo leggevo sono rimasto inchiodato nel divano, perché nessuno è escluso da questo. Però c'è una grande speranza per noi. E siate simili a coloro che aspettano il loro padrone quando ritorna dalle nozze per aprirgli appena egli arriva e bussa. Sei pronto questa sera per aprirgli? Sei pronta questa sera per aprirgli? Sapete, io lo dico sempre, sono cresciuto, grazie a Dio, è un grande onore, in un contesto cristiano. Fin da piccolo, da quando ricordo, da bambino, ho sempre sentito parlare di Gesù, delle sue meraviglie. Proprio la mia esperienza l'ho fatta da grande, ahimè. Ho intrapreso delle strade che forse oggi non prenderei più, ma quando il Signore ha bussato alla mia porta un giorno ed ero sotto una tenda di evangelizzazione, quando Lui, lo Spirito Santo, mi ha convinto, quando mi ha fatto vedere dentro realmente quello che ero, non ho potuto non aprirgli la porta. E allora io ti invito questa sera ad aprire la porta del tuo cuore, non gli resistere, perché c'è una speranza. Forse è la prima volta, non lo so, o è una delle prime volte che stai sentendo parlare del ritorno di Gesù Cristo. Forse per qualcuno è pazzia, e lo capisco, perché non è facile. Se non è lo Spirito Santo che ti rivela queste cose, sono incomprensibili per l'uomo. È la verità. Ma chiediglielo questa sera, che te le faccia comprendere, perché c'è una dimora pronta per te. Le nozze a breve si celebrano e tu sei invitato ai primi posti. Lui ti ha riservato i primi posti, i posti di onore. La parola ci ha detto che sarà Lui stesso poi che si cingerà ancora una volta e ci servirà. Beati quei servi che il padrone troverà vigilante quando egli verrà. In verità vi dico che egli si cingerà e li farà mettere a tavola ed egli stesso si metterà a servirli. E se egli verrà, sto andando alla conclusione, alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così, beati quei servi. Mi sono tolta la veste, come me la potrei rimettere? Mi sono lavata i piedi, come potrei risporcarmeli? Seconda vigilia e terza vigilia hanno dei significati importanti, sapete? Non sono messi lì a caso, sono degli orari particolari. E per chi è abituato all'intercessione, l'intercessione notturna, sapete che la maggior parte delle rivelazioni da parte dello Spirito Santo, i momenti più belli, i momenti più intimi, sono o la mattina presto o la notte.
perché lì il tuo essere, la tua carne, la tua custodia, quella che custodisce l'anima, lo spirito, si riposa, si annulla, non pensa o pensa poco, perlomeno non dovrebbe pensare, dovrebbe pensare a riposarsi, e lo Spirito Santo viene e ti parla. E ti dice che sei importante questa sera, forse non te l'ha mai detto nessuno, ma sei importante. Sei amato, sei preziosa, sei bella, sei speciale, sei la sua diletta, sei la cosa più preziosa e hai dei vestimenti stupendi. E allora la seconda vigilia era quella che andava dalle 10 all'1, a cavallo della mezzanotte. E quelli sono gli orari più brutti. Quali sono gli orari più brutti? Giornata per farla, guardi. Dalle 11 all'1 e dalle 5 alle 7. Io questi mi ricordavo. I più terribili sono. Ti spezza il sonno, ti rompe le gambe. Si parla del passaggio a un nuovo giorno, dell'aspettativa. Tu aspetti, resti sveglio, rinunci a qualcosa, rinunci a quelli che sono i tuoi diritti, rinunci a quelle che sono forse le tue priorità, perché aspetti che sorge un nuovo giorno, a cavallo della mezzanotte, quando la speranza quasi quasi sta morendo, quando a volte noi diciamo che a domani non ci arriviamo. L'avete mai detto? Qualcuno l'ha mai detto? Qualcuno sta passando questo? Per qualcuno forse è l'ultima spiaggia? Apri il tuo cuore questa sera. Se tu gridi a Lui, Lui ti risponde. Ma un nuovo giorno sta per sorgere. E allora le sentinelle, che lo sapevano bene, che quello era un orario, è un orario terribile, è un orario è micidiale, perché hai sonno e non puoi dormire. E allora le studi tutte, e ti dai i pizzicotti, prendi a calci il muro e passeggi, ma ti sforzi, perché sai che hai un compito che devi adempiere, devi restare sveglio. Perché la mezzanotte, perché il nuovo giorno sta per sorgere. E quando Cristo ritornerà, Lui elogerà quelli che hanno questa attitudine, questa attitudine di aspettativa. Sì, Signore, sto rinunciando a qualcosa perché so che Tu non tardi, Signore, perché so che il giorno che sta venendo mi riserverà qualcosa di migliore, qualcosa di bello, qualcosa di speciale per me, per la mia casa, per la Chiesa anche, sì. Perché stiamo perdendo l'interesse anche per il bene della Chiesa. Pensiamo solo, è la verità, è inutile che diciamo di no. È così. Stiamo perdendo l'interesse per il nostro prossimo, perché i nostri interessi sono maggiori. E stiamo pensando poco, troppo poco, a quelli che sono gli interessi della Chiesa. Mentre qua la parola di Dio ci dice che noi ci dovremmo premurire di dare da mangiare. Mentre il cuor nostro ci dice che Lui tarda a venire. E se verrà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così. C'è un riferimento bello che parla della seconda vigilia. E quando Gedeone si va a riprendere quello che gli era stato levato. In Giudici. Gedeone e i 100 uomini che erano con lui giunsero ai margini dell'accampamento all'inizio della vigilia di mezzanotte. La vigilia di mezzanotte ci parla anche di riconquistare quello che abbiamo perso.
Questa sera puoi riconquistare quello che hai perso. Questa sera puoi riconquistare quello che ti è stato tolto. Questa sera puoi esercitare forza spirituale per mezzo e con lo Spirito Santo per vincere e per riconquistare quello che ti è stato tolto, quello che è stato tolto alla tua famiglia, quello che è stato tolto alla tua vita, la felicità, la gioia che ti spetta, che ti è dovuta. Te la devi andare a riprendere. Di questo ci parla anche la vigilia della mezzanotte. Qualcosa di nuovo sta per sorgere e questa sera tu ed io ne siamo partecipi. Siamo diretti interessati. Appena dopo il cambio delle sentinelle, essi suonarono le trombe e spezzarono le brocche che tenevano in mano. E dentro quelle brocche c'erano delle fiaccole accese. Quindi la vigilia di mezzanotte ci parla di un'aspettativa, aspettiamo il nuovo giorno, aspettiamo il sorgere del sole, ma ci dobbiamo andare a riprendere anche quello che abbiamo perso. Le nostre sconfitte. Questa sera apri la tua porta, apri la porta del tuo cuore. La terza vigilia ci parla del sorgere del sole. E il sole, la stella del mattino, sta per sorgere. Non dire in cuor tuo, egli tarda la sua venuta. Ma inizia a alzare il tuo capo, Chiesa. Io credo, ho finito, la corale se può venire avanti, per favore. Credo che come Chiesa siamo in un periodo storico molto, molto, molto particolare. Rischiamo seriamente di avere l'apparenza di vivere, ma di essere morti dentro. E questa sera, come Chiesa, io credo che dobbiamo alzare la nostra voce. Forse se ci siamo svestiti, dobbiamo rimetterci le vesti, la completa armatura dello Spirito. Forse non solo ci siamo svestiti, fratelli e sorelle, e questo è brutto. Questo ci parla anche del disprezzo delle cose spirituali. Quando noi ci leviamo la veste, sta a significare anche il disprezzo, la poca stima, oltre che all'avere poca aspettativa. E se oltre a questo ci siamo forse levati i sandali dei piedi, i calzari, la prontezza dell'Evangelo, credo che dovremmo rimetterci anche questi e iniziare a correre. Il Signore questa sera forse sta forzando, mettendo la mano nella serratura del tuo cuore. È bello poi il seguito di quella scrittura. Poi lei stessa, la sposa, quando poi finalmente si decide, va a aprire, prende la maniglia in mano, gli rimane la mano unta di mirra, di olio profumato, perché lui non ti lascia e non ti abbandona. È meraviglioso Gesù, sapete? È stupendo e non c'è nessun altro che può soddisfare il tuo cuore questa sera. Non c'è uomo, non c'è donna, non c'è marito, non c'è moglie, nemmeno i figli. Nemmeno i figli. Allora questa sera lui vuole darti degli abiti regali, e vuole darti anche delle calzature per camminare. Vuole cingerti i tuoi fianchi per iniziare a fare qualcosa. Forse hai iniziato un'opera e l'hai lasciata a metà strada, incompiuta. La puoi riprendere questa sera. La puoi riprendere, Chiesa, la puoi riprendere. E possiamo iniziare un cammino di fede e di speranza tutti quanti insieme. È bello, è stato bello vedere, parlavo prima con mia moglie, vedere la chiesa piena questa sera. Ma c'è un perché a tutto questo, sapete? A questo c'è un perché. Perché alle spalle si vede che c'è un buon lavoro, fatto non da un uomo, ma da uomini.
che hanno i sensi spirituali, vivi questa sera, accesi. Allora chiudi i tuoi occhi. Vogliamo chiudere i nostri occhi, per favore? E vogliamo iniziare a pregare? Vogliamo iniziare a chiedere allo Spirito Santo di abbracciarti? Fatti abbracciare questa sera. Fatti rimettere le vesti questa sera. Rimettiti i sandali e se senti la voce dello sposo che ti sta chiamando, puoi venire anche avanti. Io mi sono fatto una premessa. O lo sento o non lo sento, ma non voglio concludere mai, 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 senza fare un appello per la salvezza. E allora se questa sera ti sei svegliata dal sonno, ti sei svegliato dal sonno perché hai sentito la voce dello sposo che ti ha fatto tanti apprezzamenti, che ti dice quanto sei importante per lui, puoi venire avanti e puoi ricevere il dono della salvezza. Se ti senti spogliato, se ti senti spogliata, se ti senti disarmato, se ti senti all'ultima spiaggia, inizia a pregare. Inizia a pregare. Io, Spirito Santo, portami ai piedi del Maestro. Io lo so che tu non sei indifferente a quelle che sono le mie problematiche. Vieni, vieni nella mia vita. Possiamo cantare quel cantico? Entra nella mia casa, entra nella mia vita. Jonathan, puoi venire avanti perché ho finito, grazie. Vogliamo cantare questo canto e alla parola di questo canto, se c'è qualcuno che vuole dare la propria vita a Cristo Gesù per la salvezza, come è stato detto, per la salvezza. Nella parola di Dio sta scritto che a tutti coloro che riconosceranno Gesù Cristo come il loro Signore e il loro Salvatore erediteranno la vita eterna. Non sono parole che ci stiamo inventando noi, ma sono parole che trovate scritte nel libro della vita, che è la Bibbia, la parola di Dio. Li potete leggere voi stessi, ma se ci permettiamo come servi del Signore di fare questo, è perché è lo Spirito Santo, lo Spirito di Gesù Cristo, che ci costringe dolcemente a voler fare questo appello. Quindi non ribadirò nuovamente l'appello, chi vuole venire è libero di farlo, ma inviterei la Chiesa ad alzarsi in piedi e cantare questo canto. Alleluia, grazie Signore. Come Zaccheo voglio salire più in alto che potrò. Tirare il tuo sguardo su di me, ho bisogno di te, Signore. Ho bisogno di te, oh Padre. Troppo piccolo sono, dammi la tua pace. Lascio tutto per servire te. Entra nella mia casa, entra nella mia vita, rompi tutta la mia struttura, guarisci tutte le ferite.
insegnami la tua santità, voglio amare solo te, perché sei il mio grande amore, fai il miracolo in me. Più in alto che potrò, sol per vederti, guardare te, attirare il tuo sguardo su di me, ho bisogno di te. Bisogno di te, oh Padre, troppo piccolo sono, dammi la tua pace, lascio tutto per servire te. Entra nella mia casa, entra nella mia vita, rompi tutta la mia struttura, guarisci tutte le ferite, insegnami la tua santità, voglio amare solo te, perché sei il mio grande amore, fa il miracolo in me. Entra nella mia casa, entra nella mia vita, rompi tutta la mia struttura, guarisci tutte le ferite, insegnami la tua santità, voglio amare solo te, perché sei il mio grande amore, fa un miracolo. Questo è il tempo, no, non è domani, il tempo di Dio è sempre il presente, ora, 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 non avere vergogna, non c'è niente di avere vergogna qua, chi ti ha parlato, chi ti sta parlando? Sono state degli uomini strappati da questo meraviglioso Gesù per servirlo, ci ha strappati dalle grinfie del male. Se siamo qui lo dobbiamo a Lui, alla sua grazia, al suo immenso amore. Nuove vesti bianche, lavate da Gesù. Nuove vesti, perché questo è il tempo che non possiamo più stare tiepidi, non possiamo più essere tiepidi, ma dobbiamo essere ferventi, riconoscere che l'Iddio Onnipotente, il Creatore dei cieli e della terra, ci ama. Ci ama. Ci ama. Ricevi questa parola questa sera da parte dello Spirito Santo nella tua vita affinché diventi rema in te e tu la possa ricordare nei giorni a venire, possa renderti totalmente a Gesù Cristo, perché è quello che dobbiamo fare nella nostra cameretta, dire: Signore, io desidero
desidero amarti più che mai, desidero donare la mia vita a te, perché riconosco che tu sei il Cristo, il Salvatore eterno. Egli è la via, la verità e la vita, la salvezza. Gesù, Gesù è il Signore. Allora dichiariamolo, perché la Chiesa, la sua sposa, sta aspettando il suo sposo, il suo amato. E lo voglio bramare, io lo voglio bramare insieme con voi, perché so che lui ritornerà, so che nulla è facile, ma è lui, il suo spirito, che mi dà nuove forze per andare avanti giorno dopo giorno. Grazie, Signore.